La Stella Maris potrà diventare, se l'impegno di tutti gli enti coinvolti rimane così fermo e importante, il primo centro nazionale per la ricerca nelle arti visive e nelle arti applicate, ovviamente con l'autorizzazione, il patrocinio e il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tutte le accademie ovviamente che vorranno partecipare a questo progetto e certamente con la presenza del Ministro si suggella questa volontà di dare vita a questo centro nazionale, a questo primo centro nazionale per lo svolgimento di corsi di formazione alla ricerca, ossia i dottorati di ricerca nelle arti visive. Siamo qui per un progetto di Monte Silvano, per una importante iniziativa dell'amministrazione locale, della Regione Abruzzo e con la partecipazione del nostro Ministero credo che questa Accademia diventerà qualcosa di molto importante per questo territorio. Soprattutto quello che conta è che da molto tempo questo territorio si aspettava, no, di poter utilizzare questo luogo per questo obiettivo. Beh, intanto finalmente dopo alcuni decenni si torna a dare una nuova vitalità e soprattutto destinazione, funzione e missione allo Stella Maris. La regione insieme alle altre due istituzioni ci mette del suo, ovvero il comune, la provincia, la regione e con la collaborazione straordinaria dell'Accademia delle Belle Arti, certificata dalla presenza del ministro, individua una finalizzazione ben precisa, quella della cultura, della formazione, a favore ovviamente di un'intera comunità, con le risorse che per quanto riguarda la regione sono quelle che insistono sul master plan. E da questo punto di vista il rapporto tra governo, nazionale e governo regionale dà finalmente buoni frutti anche in relazione a un target e un obiettivo storico per questa regione, la vitalità della Stella Maris.